Ha festeggiato il 5° anniversario il consorzio Abruzzo Traveling, nato per valorizzare e migliorare l'offerta turistico-alberghiera nel territorio abruzzese, attraverso un sistema regionale ricettivo ad ampio raggio. Sono 106 le strutture appartenenti alla organizzazione guidata da Emilio Schirato. Un consorzio che non ha pensato di mettere dentro solo albergatori, ma tutte le componenti del turismo, per lavorare ad un turismo esperienziale che metta in rete non soltanto i segmenti turistici classici come mare e montagna, ma enogastronomia, arte, cultura e tutto quanto può essere un'esperienza assolutamente irripetibile nell'Abruzzo, per poter promuovere un'esperienza unica. Questo è il lavoro che sta facendo Abruzzo Traveling dal 2005. Oggi compie 5 anni il nostro consorzio. Stiamo ancora oggi pensando avanti, nel senso che per poter sviluppare una situazione che il 2009 sicuramente è stata non felice, abbiamo chiuso un anno con il meno 13%, bisogna lavorare principalmente sul turismo straniero. Abruzzo Traveling sta pesantemente investendo sul web, si è dotato del primo portale di prenotazione alberghiera online, abbiamo una prenotabilità con carta di credito da oggi e già siamo in rete con questo, e quindi ci siamo dotati della Ferrari oggi, perché è il primo portale abruzzese, e i nostri consorziati quindi potranno entrare nel portale, aggiornare gli allotment, aggiornare tutte le offerte ed essere visibili a tutto il mondo. Il consorzio nel futuro sta seminando per grandi azioni molto concrete. Una è quella di cui abbiamo accennato, ma che approfondiremo nei prossimi giorni, che è quella di lavorare alla candidatura di un grande evento che porterà circa 80.000 presenze in bassa stagione in provincia di Teramo, che sarà il raduno europeo OG, quindi Harley Davidson per tutta l'Europa, e quindi sperando anche di poterci candidare come Saint-Tropez, ad esempio, che oramai da 5 anni proprio, perché l'operazione Saint-Tropez è stata inaugurata quando noi abbiamo aperto il consorzio, e da 5 anni a Saint-Tropez si ripete ogni anno questo appuntamento, e abbiamo visto che i risultati in termini turistici sono eccezionali. L'altra è quella di insistere sui club di prodotto, quindi l'operazione Golf ad esempio. L'operazione Golf, entrare nel circuito di Roma, dei campi da golf di Roma, significherà per l'Abruzzo un grosso risultato in termini turistici, perché cominceremo a vedere turisti che vengono a giocare a golf, ma che vengono a godere dell'Abruzzo, ma che arrivano dalla capitale. Quindi un raccordo importante. Una nicchia è il golf, ma è una nicchia anche il turismo congressuale per l'Abruzzo. Non è un grande prodotto ancora, ma sarà un prodotto importante, e quindi far trovare a chi organizza meeting, incontri, incentive e convegni la possibilità di avere un'organizzazione pronta ad accoglierli e soprattutto a dare a loro tutti i servizi di cui hanno bisogno, cosa che in Abruzzo fino ad oggi non esisteva. Abruzzo Traveling probabilmente rappresenta in Abruzzo e nella storia delle organizzazioni abruzzesi una iniziativa originale e altamente professionale dedicata alla crescita e all'implementazione delle attività turistico-ricettive. Proprio per questo coinvolge tutti gli attori dell'accoglienza turistica regionale, non solo, ma anche tutti i partner, le aziende, i fornitori e anche quelle società di servizi che oggi per noi rappresentano ulteriormente la possibilità di poter competere con la crescita del mercato e l'evoluzione della domanda.